Hi, I'm Pasquale. In this video, no, vabbè, ciao, sono Pasquale. Vabbè, oggi sono qui con un breve video sulla mia considerazione riguardo al mondo degli investimenti. Volevo invitare di Jimmy di Learn to Invest, ma non mi è riuscito bene. Ripeto, si tratta di una mia personale riflessione, ma credo che molte persone, come te, possano trovarne degli spunti, diciamo così, interessanti. Nel senso che posso evitarti di farti fare degli errori madornali. Parto con questa riflessione sempre in considerazione e in concomitanza del calo eccessivo dei mercati che si è avuto nelle settimane precedenti a causa della problematica sanitaria di giorni precedenti che sta andando ad impattare l'economia mondiale. Lo faccio perché fra i vari commenti che andavo a leggere un po' in giro fra forum, fra account mio di YouTube o anche su Telegram, ho trovato due tipologie di persone. Quelle che hanno disinvestito in blocco e quelle invece che hanno tenuto tutto sperando in un recupero. Non mi starò qui a soffermare su cosa sia stato meglio fare e su cosa sia meglio fare in queste situazioni perché, ovviamente, come ben sai, non sono un consulente finanziario e per cui non sono un esperto del settore, potrei darti solo delle informazioni errate. Ragion per cui non prendere queste mie parole come un modo in cui dovrei andare a procedere, ma solo come degli spunti di riflessione. Quello su cui invece mi vorrei concentrare è che molte persone vogliono fare qualcos'altro dopo, oppure su cosa stanno già facendo, e cioè, qualunque sia stata l'entità delle perdite che ognuno di noi ha potuto avere, e quel desiderio infiammato di voler recuperare queste perdite al più presto possibile, ad ogni costo ed in qualsiasi modalità, senza nessuna esclusione. Ecco. Scusa la mia risposta in francese, ma non devi fare cazzate. Ripeto, non sono un esperto, ma secondo me il panico, in qualsiasi situazione lo applichiamo, sia essa finanziaria come in questo caso, ma può essere alimentare, nei rapporti personali, nei rapporti lavorativi, secondo me il panico non è mai un buon modo di affrontare qualsiasi situazione. Il fiontarsi poi su tematiche finanziarie di pancia, invece che di cervello, secondo me è un suicidio finanziario. Io posso comprendere che per molte persone aver perso una parte del proprio capitale è ovviamente una situazione drammaticamente triste, ma se non si possono sopportare le fluttuazioni dei mercati azionari, in primis quello azionario, ma in tutti i mercati in genere, si possono prendere due strade. La prima è quella più semplice, è quella di non investire, o la seconda è quella di non andare mai a guardare il portafoglio per anni, perché se ogni volta che ci sono sali e scendi, si va nel panico, non si è assolutamente sulla strada giusta. Non si è nella condizione psicologica giusta perché il volere andare a recuperare porterà a fare delle scelte che io ritengo azzardate e rischiose, che non si prestano ad altro se non ad andare a procurare un ulteriore danno alle finanze investite. E più vai a perdere, è maggiore la sensazione di panico che si va a creare, per cui praticamente si va, insomma, a creare un circolo vizioso che invece secondo me è da evitare come la peste. Prima di continuare ti ricordo che ho un account Patreon nel quale pubblico contenuti riservati per tutti gli iscritti. Puoi sostenermi con diverse tipologie di donazioni, ma puoi partire da sole 4 euro al mese. Ma se ovviamente sei andato nel panico e hai perso un po' di soldi, non venire a supportare me su Patreon, preferisco che tu tenga quei soldini in tasca e piuttosto ti metta a posto finanziariamente. L'importante è non fare scelte che siano scellerate. A tale riguardo, per rassicurarti, voglio anche condividere con te un articolo che poi ti vado a lasciare qui sotto nella descrizione del video, tratto dalla rivista che si chiama Traders Magazine. Questo articolo analizza in particolare l'andamento sia dello Standard & Poor's 500 e in alcuni casi anche dell'indice dei mercati emergenti in relazione alle varie influenze che si sono susseguite nei vari anni precedenti e di come poi l'indice di mercato più importante del mondo, ovviamente lo Standard & Poor's 500, abbia reagito e di come e di quanto ci abbia messo a riprendersi. Vengono prese in considerazione in quell'articolo che ti lascio in descrizione l'Ebola, la SARS, l'aviaria e anche l'influenza spagnola che si è verificata nei primi anni del Novecento. In questo caso, però, in quest'ultimo caso, lo Standard & Poor's 500 non esisteva, per cui si è preso in considerazione il Dow Jones Industrial Average. Secondo me è una cosa opportuna capire che nessuno
può sapere quando il picco di un'epidemia avverrà e quando ovviamente comincerà ad avvenire il recupero dei mercati. Ma una cosa secondo me è certa, i mercati, come noi esseri umani, andiamo a riprenderci da ogni situazione. Lo abbiamo fatto dopo le guerre mondiali, così dove l'abbiamo fatto, così come l'abbiamo fatto con queste influenze passate, a carattere mondiale. Per cui cercare di recuperare il perduto, andando a rischiare il doppio o il triplo, è secondo me, è mio modesto parere, una mossa azzardata, perché a breve o medio periodo il recupero ci dovrebbe andare ad essere, anzi ci sarà. Se non ci fosse questo recupero, i nostri investimenti, mi dispiace dirlo, ma sarebbero l'ultima cosa di cui dovremmo andarci a preoccupare. I recuperi in queste situazioni avvengono in periodi non eccessivamente lunghi, perché le decisioni dei mercati, quelli che fanno andare giù i mercati così di botto, sono dettate semplicemente dalla paura, dal panico. La vendita in blocco dei titoli è dettata esclusivamente dal panico. Agire e diventare uno speculatore solo perché si è guidati da questo sentimento di panico e di paura, secondo me è un errore e io vorrei evitare che tu lo andassi a fare. Se hai una tua strategia, mi raccomando, seguila. E se hai soldi che vuoi investire ma non puoi rischiare di perdere, non investirli. Non puoi investire soldi che non puoi andare a perdere. Con questo video non voglio andare a fare la paternale, anche perché non ho esperienza, non ho, diciamo, non sono la persona adatta a fare queste cose, ma vedo molti giovanissimi che erano euforici fino a 2 settimane fa. E che ora si disperano come se avessero perso il mondo e non ne vale la pena perdere soldi, calma e sonno in questo modo. Bene, dopo la paternale, fammi sapere cosa ne pensi delle mie riflessioni e soprattutto se leggi l'articolo, fammi sapere cosa ne pensi di questo articolo. Scambiamoci idee e fammi sapere cosa hai fatto in questo periodo e se sei andato nel panico oppure se hai tenuto duro e quali sono i tuoi prossimi passi. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, per favore, distruggi il pollice in su, iscriviti al canale. Clicca la campanella delle tue notifiche, comprami un bel Mazinga Z in scala reale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!